Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Oggi siamo qui, anche se è festa, non si molla. Infatti sono reduce da una mangiata, quindi speriamo di essere in forma questa sera. Ciao Ivan Drums, ciao Stefano Ragni, Studio Caino, Steven Ciao, sono Distorto, Dix Matt. E un applauso a Diego72P che è qui con noi, interviene almeno per la prima volta. Un applauso. Ciao Nvidia Records, Master Cubo Beats, ciao, è un po' che non ti vediamo. Benvenuto. Allora, questa sera, come di solito il giovedì, facciamo un live mixing, un mix dal vivo, e questa sera volevo affrontare un brano di musica elettronica utilizzando sempre un po' di hardware analogico. Perché? Come dice il titolo, se avete visto il titolo della puntata, l'elettronica è meglio in analogico, perché al di là di quello che si crede, cioè che i campioni arrivano già confezionati e ben suonanti, che di solito è anche abbastanza vero, però l'analogico conferisce sempre qualcosa di diverso al mix. Poi ci sono pareri contrastanti, c'è chi dice una cosa, c'è chi dice l'altra. Quello che vi posso dire è la mia opinione, che con le macchine giuste comunque riuscite a dare più veridicità anche ai campioni, cioè hanno più una terza dimensione, riescono ad essere cattivi ma non squadrati, sono un pochino più morbidi di quello che succede in un mix digitale, solo digitale, tutto si amalgama un po' meglio. Comunque adesso sentiremo. Ciao Nico, ciao Plastic Fede, buona epifania a tutti. Ok, allora io ho preparato già la nostra sessione, il brano è preso da sempre Cambridge Music Technology. Se volete esercitarvi, fare delle prove eccetera eccetera, andate sul sito, poi sotto al video appena lo pubblichiamo su YouTube trovate il link e scaricatevi qualche brano, come per esempio questo che si chiama Old Me dei Cryonic Pax, oppure altri brani. Ci sono un po' tutti i generi, penso che ci sia più di un centinaio di brani, quindi potete veramente provare di tutto, esercitarvi nei mix soprattutto e sentire anche come sono state prodotti i brani di altri, insomma, per esercitarvi. Ok, questo brano l'abbiamo già messo dentro il nostro template, il template che trovate sul nostro sito rackmix.it, dove ci sono già tutti i bus pronti, i plugin già inseriti, ma in questo momento, anche se è tutto ruotato ai bus, è tutto disabilitato. È tutto disabilitato e però già stanno passando per il sommatore analogico. Adesso vi faccio vedere con l'ausilio dei grandi mezzi. Passano dal sommatore del D-Box. Il D-Box è questo qui nero in alto che vedete, che è il monitor controller e sommatore della Dangerous. Ha insieme più funzioni, diciamo. Usciti dal Dangerous vanno in questi due moduli di HRK che vedete qua in fondo al Rack 500, che permettono di inserire diverse schede analogiche. In questo caso abbiamo attivato, vedete queste lucette qua in fondo, le ultime due indicano che i moduli sono attivi e quelli prima quali dei moduli sono attivi. Di questi quattro in questo momento ho attivato dei, li chiamano color box, che imitano praticamente lo pump delle macchine API. Poi entrano nel fazzo, questo qui di Empirical Labs, che abbiamo visto anche qualche volta nei live mixing in versione software, lo fa la UAD, che è un emulatore di
tape è un emulatore di nastro magnetico analogico, diciamo, però racchiude anche altre funzioni come un compressore e un limiter per le alte frequenze per togliere un po' quell'asprezza del digitale. E dopo vanno nel Elysia X-Filter, che è un equalizzatore a 4 bande, che in questo momento è disattivato anche questo. Quindi abbiamo il sommatore, i trasformatori sono accesi, il fazzo è disattivato e l'Elysia è disattivato. Però prima di tutto andiamo a sentire la somma digitale, cioè tutto il brano in digitale, già sommato, che ho portato su questa traccia qua. Questa traccia qua a viola. Quindi per il momento cominciamo a sentire la somma digitale. Ok, fermiamoci qui un attimo. Vedete che ho tirato giù il fader perché la somma andava oltre lo 0 dB. Siccome l'ho esportata a 32 bit, vuol dire che il file non viene tagliato dal limite dei 24 bit. E quindi posso abbassare il file, il volume, e sentire, diciamo, il file integro, senza i picchi tagliati. Al di là di questo, adesso riportiamola a zero per farvi sentire il confronto con il digitale, con la somma digitale, che in questo momento, come abbiamo detto, passa dal Dangerous, il sommatore del D-Box Plus, e dai trasformatori del HRK e basta. Per il momento sentiamolo così. Sono distorto. Il Tubass Plus non ce l'abbiamo qua, quindi magari se riusciamo ad averlo ti facciamo sentire le cose in più che ha. Se vuoi sapere, io ho avuto anche il Tubass, quello classico, e il Tubass LT, e suonano tutti diversi. Cioè, nonostante dicano che il Tubass LT e il Tubass normale suonano uguale, non è vero. Cioè, suonano diversi e
questo suona ancora diverso, ma sono belli tutti e tre. Hanno le loro caratteristiche, secondo me. Poi c'è chi li odia, chi li ama, insomma, solite cose. Ciao uomo, ci vediamo su YouTube allora. Grazie di essere passato comunque. Ciao Studio Recording Atlantide. Allora, no, c'è, scusate, c'è un po' di confusione sul 32 bit. Praticamente io ho esportato il mix a 32 bit. Se lo esportavo a 24, cosa succedeva? Che dove avete visto il segnale andare in rosso, vuol dire che il segnale, il mix, stava andando oltre lo 0 dB. Quindi in quel caso lì, se esportavo a 24 bit, il mio limite era lo 0 e il file sarebbe stato tagliato in quel punto, squadrato. Invece qui, esportando a 32 bit, praticamente è come se avessi l'headroom in più e posso esportare anche tranquillamente un file che va oltre il limite dello 0 dB senza preoccuparmi che sia tagliato. Ovviamente tenendo il fader a 0, ciò che va oltre lo 0 viene tagliato dai convertitori. Ma se io abbasso il fader, mi ritrovo il transiente integro come è la somma originale, diciamo. Perché non viene tagliato dalla conversione in 24 bit, dall'export in 24 bit. Mi sono spiegato? Ditemi se avete capito, se no ve lo rispiego. Comunque, torniamo a noi. Sentiamo la somma in analogico e la differenza con la somma in digitale. Ah, scusate, vedete qua in alto che ci sono delle lucine in alto al sommatore? Quando le vedete accese vuol dire che il segnale sta passando nel sommatore, quindi stiamo sentendo l'analogico. Quando le vedete spente vuol dire che stiamo sentendo la somma digitale. Thank you.
Ok, mi sembra di aver capire che avete colto la differenza. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Vedete che qua, su questa traccia, che è il mio ritorno dall'analogico, quindi quando tutto esce da tutti gli outward e rientra in due canali dei convertitori, mi ritornano su questa traccia qua rossa. Scusate che ve la faccio vedere. Eccola qua. Voi non avete visto, ma prima... però vedete che va in rosso, infatti l'ho abbassata, perché la somma comunque è molto alta. In questo caso però non posso fare come prima, perché questo rosso qua mi indica che sto clippando i miei convertitori in ingresso. Quindi il segnale sta arrivando troppo alto ai convertitori, da analogico a digitale, e quindi i convertitori fanno qualcosa, cioè tagliano il segnale. Questa cosa di solito da molti è utilizzata proprio per avere volume in più, il famoso clipper. Dei convertitori suonano molto bene anche se introducono, anche se il segnale entra troppo forte. Anzi, alcuni aggiungono una caratteristica che a molti piace. Quindi può essere anche una scelta quello di far clippare i convertitori in ingresso. Attenzione però che non deve essere una cosa udibile e fastidiosa. Noi però dobbiamo ancora cominciare il mix e già stanno clippando, quindi dobbiamo cercare di ovviare a questa cosa. Quindi o ci sono due strade, o abbassiamo il segnale prima di rientrare nei convertitori, o lo abbassiamo prima di entrare nel sommatore. Quindi o lo abbassiamo in analogico o in digitale prima di arrivare al sommatore. In questo caso vorrei abbassarlo in digitale e adesso vi faccio vedere perché. Andiamo un attimo sull'arranger. Quando entra la seconda cassa. Allora, vedete queste quattro tracce viola? Queste sono le mie, i miei bass che vanno sul sommatore, quindi sum 1 e 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Queste sono le otto tracce che vanno nelle tracce, nei canali del sommatore. Se ci fate caso, in questa parte del brano 1 e 2 già vanno in clip, guardate. Questo cosa vuol dire? Che il mio sommatore, i miei convertitori in uscita, quindi da digitale ad analogico, stanno già tagliando il segnale. E come dicevo prima, siccome dobbiamo ancora cominciare a mixare, e mixando probabilmente il volume aumenterà ancora, questa cosa non è il massimo. E allora cosa facciamo? Abbassiamo il fader di uscita di questo canale. In questo caso, siccome voglio ottenere la stessa proporzione su tutto, me li abbasso tutti e quattro. Vedete che anche la somma nell'analog return, cioè dove ritorna l'analogico, non va più in clip. Si stacca l'audio oggi? Sentite male l'audio?
sono rimasto un po' indietro con i commenti, datemi un secondo. Mister Tess, ciao. Lui sente benissimo, Daniele sente benissimo, Steven sente bene. Probabilmente qualcuno ha dei problemi di connessione. Ah, Stefano Ragni, è la tua connessione che va male, mi dispiace, guarda. Però se ti sei perso qualcosa, comunque non ti preoccupare, perché tanto lo ripubblichiamo subito su YouTube. Ok. Ci siamo qui sulla questione del clip. Questo è un po' il casino di utilizzare l'analogico, perché sei costretto a passare più volte per i convertitori sia in uscita che in entrata, e quindi bisogna stare un po' attenti. Detto questo, possiamo cominciare a mixare. Quindi, oltre ad utilizzare qualcosa in analogico, come al solito utilizziamo i soliti plugin sul mix bus, che sono l'analog channel, sempre in modalità dual mono, come sempre. Le impostazioni sono quelle di sempre. Il NIV 33609, il Puigtec, che ci fa la nostra Smile Q. Vi ricordo che questi due plugin, la C11 e il 33609, sono per darci il colore, non proprio per comprimere. Poi abbiamo l'inflator e il Pro L2 finale per contenere i picchi. Se volete potete copiarvi tutti i settaggi da qua, vi fate degli screenshot e ve li copiate, oppure potete scaricare il nostro template sul nostro sito rackmix.it. Cominciamo a sentire cosa cambia inserendo questi plugin. Andiamo un po' indietro. Allora, abbiamo sempre un po' l'incremento di volume dovuto ai vari processori, però, come avete notato, il mix si apre di più, c'è più spazialità, le tracce sono più coese, gli elementi si distinguono meglio, quindi già questo è un enhancer del nostro mix, è per dargli il colore che già vogliamo, diciamo, è come passare dal mixer vero o da
dei processori che colorano nel modo che vogliamo. Più passando prima per l'analogico, le nuance dell'analogico vengono ancora enfatizzate di più. Ok, ora volevo provare a fare una cosa che sto facendo ultimamente, che l'ho visto da qualcuno ma non mi ricordo chi, quindi di aggiungere un inflator dopo il Pro L2. L'inflator fa già da clipper, quindi non abbiamo problemi che aumenti il segnale e vada a sforare il limite degli 0 dBFS. Però in questo caso usiamo un settaggio che mi sono già preparato qui, molto light, quindi con curve a 0 e l'effetto al 7%, pochissimo. Sentiamo, vediamo se riuscite a cogliere la differenza. Andiamo sulla parte dove c'è la batteria, che è un po' più caratteristica. Sentite che dà un po' di rotondità in più? È proprio una cosa minima minima, però aiuta. Eh sì, bravo, sono distorto. Mi sembra che è il video di Mix with the Master. Ok, allora a questo punto direi di cominciare a lavorare sulla batteria, anche se il pezzo comincia non con la batteria, c'è tutto un bel intro, però diciamo che la batteria porta via tanta energia nel mix, quindi prima di andare a lavorare nell'intro, che magari poi posso fare cose che non mi lasciano abbastanza spazio per la batteria, vado prima a sgrassarmi, tra virgolette, tutta la parte percussiva, che nella musica di oggi e anche soprattutto in un pezzo come questo è molto molto importante. Allora, vediamo un attimo questa cassa. Vi aggiungo un analizzatore. Sì, sono distorto. Non lo schiaccio sull'inflator il clip zero, perché sennò fa clippare l'ingresso, cioè quello che va oltre lo zero in ingresso lui lo taglia. Invece in questo modo faccio clippare l'uscita. Allora, vi volevo far vedere la cassa, perché qui ho l'analizzatore della TC, ma voi non lo vedete. Quindi ho aperto il Pads Analyzer. Attenzione che quando analizzate le basse frequenze col Pads, se lo lasciate così di default, le basse frequenze non sono precise, perché è un plugin molto vecchio ed era fatto così per risparmiare risorse. Se cliccate su questo tastino qua dove c'è scritto Low Frequency Res, che sta per Resolution,
potete andare 20 Hz o 10 Hz e il plugin diventa più preciso. Vi faccio vedere. Vedete che se schiaccio 40 Hz quasi diventa una linea dritta. Se aprite tutto un mix così, non è preciso per niente sulle basse frequenze. Se mettete a 10 Hz, sì. Ora, vedete che qua, diciamo che sotto i 60 Hz, più o meno, non c'è quasi più niente. E per una cassa in questo genere, nel 2022 ormai, è un po' poco. Bisogna aggiungere qualcosa. Ci sono diversi metodi. Visto che ne abbiamo parlato l'altro giorno, vediamo il FOMP, si dice così, di Metricalo. Cosa fa? Aggiunge praticamente due segnali tunati come li volete. Questi due sono i due generatori, diciamo. Adesso ne lascio abilitato solo uno per farvi sentire cosa fa. Sentite che genera una frequenza, in questo caso a 100 Hz, che decadendo va a finire a 60 Hz. Però per noi 100 Hz è troppo in alto. Vogliamo delle sub, io lo metterei a 30 Hz. Lasciamo il decadimento così, vediamo cosa succede. Tutta un'altra cosa. Adesso mixiamolo con la nostra cassa originale. Qui abbiamo dry wet. Vi apro anche l'analizzatore così vedete cosa succede. Mettiamo l'altro oscillatore a 50 Hz, proviamo, decadimento, stiamo bassi. Sentite che abbiamo aggiunto un po' in basso che mancava. Sì, Mr. Tess, ho provato quello di Plugin Alliance. Sì, sì, sì. È un bel plugin anche quello. Questo lo puoi un po' più tunare e soprattutto è free. Non ve l'ho detto prima. Scusate, ragazzi. Andate a scaricarvelo. È gratuito. A questo punto, adesso che ho aggiunto quello che volevo, voglio equalizzare anche la cassa. Però prima mi apro la mia Parallel, che è sul gruppo della batteria, e aggiunge una compressione parallela con il Puig Child 670, emulazione del Firechild di Waves Audio. Puig Child per me è difficilissimo da pronunciare, non so cosa dirvi. Sentite prima senza, solo la cassa e poi con. Sentiamo anche tutta la batteria, prima senza e poi con.
Abbiamo un incremento di volume perché la traccia viene praticamente duplicata anche se una passa dal compressore. Però abbiamo anche un po' di cattiveria in più e un pochino di saturazione aggiunta che ci amalgama meglio il tutto. Torniamo sulla nostra cassa e adesso volevo farvi vedere uno dei plugin nuovi di Noise Ash della serie Need Preamp ed EQ, che devo dire sono molto belli, sono emulazioni dei Neve. In questo caso utilizzerei il 1081, che qui si chiama 81 console. Devo dire che fra le varie emulazioni di Neve che ci sono in giro, non dico che sono le più belle, ma direi che sono tra le più belle. Vi consiglio di provarle. Qui abbiamo il pre, che già questo colora. Se clicco drive, posso aumentare la saturazione, ma il livello di uscita rimane più o meno costante. Sentite come prende corpo questa cassa. Prima senza, poi con. Già così prende un bel corpo. Equalizziamola un po'. Qui con la cassa dobbiamo stare attenti perché è molto importante in questo genere. Mandiamola al DBX e al Devilock che sono già pronti sul nostro template in parallelo. Adesso già con le compressioni parallele siamo andati a aumentare il livello generale della cassa. Vediamo che non vada in distorsione già in uscita prima di andare al sommatore. No, ok, abbiamo ancora un po' di margine per lavorare. E andiamo a sentirci il rullante. Allora, per il genere che è, mi sembra un pochino lungo questo rullante. Di solito nella drum and bass o derivati è un po' più contenuto, quindi proverei ad accorciarlo. Come faccio? Posso usare un transient designer, per esempio. Sentiamo la differenza, prima senza, poi con.
Sentite che prima come una coda. Togliamo il riverbero così non ci confondiamo. E poi invece viene accorciato come più simile ai campioni che si usano nella drum and bass. Questo mi ricorda di più lo stile drum and bass, quindi lo utilizzerò così. Poi ci aggiungiamo anche qua un need EQ. Questa volta utilizziamo il 533, che è l'emulazione del portico di Rupert Neve Design 5033, che è uno degli ultimi equalizzatori che ha disegnato Rupert Neve per la sua ultima società, che è diverso dai classici 1073, 1081, eccetera, eccetera. Gli equalizzatori, le frequenze non sono a scatti, quindi potete scegliere in modo continuo le frequenze, però questo è 5 bande. Quindi è più versatile, il sound è diverso ovviamente, però sempre un ottimo equalizzatore. Ok, abbiamo aggiunto un pochino di corpo. Ok. Sentiamo cosa fa il basso. Che non è questo. Molto basso il basso. Attiviamo i plugin che sono già nel template, quindi lo Smooth Operator per tenere sotto controllo le basse e l'LA2A per comprimerlo un pochino e dare un po' di volume in questo caso. Questo fa fatica a sentirsi, quindi aggiungiamoli un po' di saturazione per farlo uscire di più. Usiamo il need 73, che è un 1073, dove la banda delle medie è duplicata, quindi un pochino più versatile, e proviamo a farlo saturare un pochino. Accendiamo il drive che ci tiene, come ho detto prima, a livello costante. (Susurra)
Allora, scusate che ho perso i commenti. Ivan Drums: con una delle channel strip di Noise Ash mi è successa una cosa strana. Su un pianoforte con volume d'ingresso normale mi andava in distorsione la cuffia, le cuffie. Solo a sinistra e una distorsione non da pre. Una cosa orrenda. Da cosa può essere causato? O gli entrava troppo livello. Sì, o hai tirato su troppo il pre. Però che vada in distorsione solo da una parte. A sinistra, se era un pianoforte, potrebbero essere le basse frequenze. Quindi... perché se con una ripresa classica le note basse stanno a sinistra, magari le basse frequenze andavano a distorcere il pre. Dipende dal livello in cui entravi nel need, che sono molto sensibili. Prova a cercare questa cosa. Magari usa il 5033, che non ha la... adesso, questo qua non ha il pre, aggiunge sempre un po' di saturazione ma non ha il pre che distorce. Oppure prova a mettere il pad che ti abbassa l'ingresso di 20 dB, se non ricordo male. Vediamo qua, vedi, eccolo qua, il pad meno 20, e vedi se ti dà ancora questo problema. Potrebbero essere le cuffie, sono distorto, certo, però Ivan dice che ha usato diversi paia di cuffie e lo faceva lo stesso. Studio Recording Atlantide: qui un track spacer non sarebbe l'ideale per evitare l'accavallarsi tra basso e cassa? Sì, potrebbe essere, però ho paura che vada a scavare troppo le basse di questo basso che comunque vive su quelle frequenze, perché non ha tante alte frequenze da far passare. E in più ti dico che l'analogico, cioè il bello della somma in analogico è anche questa, che dà un, passatemi il termine, non è come il track spacer, ma è come se desse un po' più spazio ai vari elementi. Poi dipende dal tipo di sommatore ovviamente che utilizzate. Se utilizzate un mixer da 100 euro questa cosa non succede, bisogna utilizzare delle macchine fatte a proprio, fatte apposta per questo utilizzo. Sono distorto. Lo smooth operator lo sto utilizzando non per contenere il sub, ma sentivi che c'era una frequenza un po' fastidiosa ogni tanto su qualche nota? Ecco, con lo smooth operator sono andato a correggere in automatico quella frequenza lì. Ciao Willor, non hai l'inflator? Cosa mi consigli al posto di mettere nella catena del master? Dipende da che cos'hai. Allora, l'inflator è un po' una cosa a sé. Fa un lavoro che gli altri plugin non fanno. È un po' un plugin a sé. Io ti consiglio di aspettare che ci sia un'offerta e comprartelo. Intanto ti consiglio di utilizzare una saturazione. Puoi usare il Vitamin, per esempio, di Waves. L'altra volta, quando abbiamo fatto il mix live mixing solo con i plugin della Waves, abbiamo utilizzato il Vitamin al posto dell'inflator. Metti il mix a poco, cioè adesso vediamolo insieme. Ecco, in questo modo tiri su, praticamente è una distorsione multibanda aggiunta, no? E con questi fader vai a introdurre, a mixare nelle varie bande la saturazione introdotta. Con questo tastone qua le tiri su tutte insieme, ecco. Non esagerare, stai secondo me intorno ai 6-7... qua indicati qua sotto, e prova ad aggiungere questo al posto dell'inflator.
potrebbe essere un'alternativa, anche se non è la stessa cosa, ok? Perché l'inflator fa più cose insieme, clippa, da... diciamo che non ti altera più di tanto il segnale, ma è come se lo gonfiasse. Quindi è un po' un plugin unico che secondo me è da avere. E infatti sono distorto, suona completamente in un altro modo, ma non c'è un altro plugin che suona come l'inflator. Quindi qualsiasi cosa metti suona in un altro modo. Dixmat ci consiglia di usare un plugin di Melda plugin, ma non si ricorda il nome. Se ti ricordi, segnalo, ce l'ho qui, Dixmat. Mr. Test dice, poi Sonox è una garanzia per me. Alcuni produttori di plugin hanno provato a fare come l'inflator, ma fanno un pastone che crea solo casino, più casino. L'inflator è clean. Sì, infatti, come dicevo, è molto particolare. Questo plugin l'ha creato il Paul Frindl, che è il... chi si è occupato degli algoritmi dei processori che erano inseriti nel banco digitale della Sony originariamente, che poi sono apparsi anche in formato plugin, prima per la famosa PowerCore di TC Electronic, che era un po' una, diciamo, come una UAD satellite, per intenderci, che poi TC Electronic ha abbandonato, con loro tutti gli utenti, compreso me. E quindi... chi non aveva più la PowerCore non poteva usare i plugin di Sony, perché adesso si chiama Sonox, ma in realtà è Sony, era Sony. E poi invece sono diventati anche nativi e quindi li potete utilizzare nativi. Questi, i primi usciti, cioè l'inflator, il Q, la dinamica, il limiter, fanno parte della macchina originale, quindi del mixer digitale di Sony. Adesso Paul Frindl ha fatto il VSM, che adesso è arrivata la versione 3, che potete trovare venduto da Plugin Alliance. È un'altra cosa, ma è sempre un processore molto particolare. Se avete voglia di andarvi a spulciare su GearSlats, che adesso si chiama GearSpace, cercate dei thread sul Sonox, c'è proprio lui che spiega come funziona più o meno e qual è il concetto che ci sta dietro. Ok, riprendiamo il nostro mix. A questo punto andiamo a attivarci l'SSL Bus Compressor sul Mix Bus, che come avete visto io lo attivo dopo, perché sennò rischio di farlo comprimere troppo. Sentite cosa fa. Intanto comprime poco, massimo 2-3 dB. Però è come se mette tutti i transienti insieme e cerca di legare tutto insieme. Sentite prima senza e poi con. Fate caso al basso, come è slegato prima e invece come è legato quando attivo l'SSL Bus Compressor. È come che se lui muovesse tutto insieme
e quindi dà lo stesso movimento ai vari elementi del mix che si muovono tutto insieme, che è un po' quello che vogliamo sentire e ottenere in un mix, che tutto si muova allo stesso modo e ci dia un senso del ritmo coeso. Questo lo potete fare anche con un qualsiasi compressore, non è che dovete usare per forza l'SSL Bass Compressor, è che questo qui ha già dei settaggi ottimali per essere utilizzato sul mix bus. E se volete, questi sono i miei settaggi di partenza, che poi sono quelli di tantissimi mixing engineer. Infatti sul Six di default, Six è il mixer compatto di SSL, che mixer analogico, che ha l'SSL Bass Compressor inserito, presettato, e guarda caso hanno inserito questi settaggi perché sono quelli che utilizzano di più, i più utilizzati come, almeno come punto di partenza. Quindi l'attacco al massimo per fare uscire di più il transiente, il release veloce per far ritornare subito il compressore a riposo, diciamo, e la ratio di 4 a 1. Allora, qui abbiamo un synth. Io direi a questo punto, visto che siamo già, abbiamo già dato una sgrassata alla parte percussiva, di tornare all'inizio. Allora, questi synth qua li abbiamo fatti passare dal bus delle tastiere già presente nel nostro template, dove ci sono già vari elementi. Cominciamo a attivare l'SSL Listen Mic Compressor inserito, dove ho un mix però al 20%, vedete qua? Quindi lo uso solo per darmi un po' più di corpo sotto. E visto che la traccia è un pochino bassa, tiro su un po' l'input per darmi anche un po' di volume e intanto farlo lavorare di più. Poi diamo l'ambiente già di default che è inserito, che è un LX480, un plate dell'LX480 Essential, con un high pass filter prima, che ci taglia le basse frequenze da riverbero che darebbero solo confusione. Allora, proviamo a usare un plugin un po' particolare, il Vitalizer, che non lo uso quasi mai, dai. Però in questo caso proviamo a utilizzarlo, che è un enhancer, diciamo, uno di quei processori che è stato creato per migliorare il segnale e enfatizzarlo. Sembra un po' complicato, e infatti lo è, però bisogna un attimo capirlo questo processore, perché non è così semplice. Allora, innanzitutto abbiamo questo, vediamo tutti i controlli, così ve lo spiego un attimo. Abbiamo il drive, che non è altro che un input level. Quindi ci serve per far lavorare di più o di meno la macchina, a seconda del livello della traccia che gli mandiamo dentro. Poi abbiamo questi controlli, vedete qua sotto che c'è una riga nera che divide i vari controlli. Ecco, attenzione a questo perché vi fa capire a cosa si riferiscono i vari potenziometri. Cioè, questi quattro lavorano insieme, questi due lavorano insieme, poi questi qua li hanno legati tra di loro, ma non c'entrano niente. Cioè, questo è l'output, l'ultimo, e quello prima è un stereo enhancer che funziona in modo diverso da tutti gli altri. Perché questo, se non ricordo male, cosa fa?
va a intanto tutto il processore lavora in parallelo, quindi il vostro segnale esce così com'è e vengono aggiunte delle parti, ok? C'è come se il segnale viene duplicato, una parte esce così com'è, l'altra invece viene aggiunta. Lo stereo expander cosa fa? Praticamente porta il segnale di sinistra, il segnale di sinistra a destra, il segnale di destra a sinistra e l'inverte di fase. Man mano che tiro su lo stereo expander vado ad aggiungere questi segnali duplicati e invertiti. Quindi lavora in modo un po' diverso dagli altri processori che siamo abituati a sentire che usano l'MS in sostanza. Poi cosa c'è? Tutta questa parte dedicata alle basse e alle alte frequenze, medio e medio alte. Come funziona? Questa funziona in un modo un po' particolare. Praticamente qui decidete, con questo primo potenziometro, decidete che carattere devono assumere le basse. In questo caso non ce ne sono su questo segnale, però se per esempio state processando un mix o una batteria, questo vi serve. Quindi da una parte è un po' più gommoso, vedete qua che ci sono questi tondi, dall'altra un po' più squadrato, infatti ci sono i quadrati. Una volta che avete deciso che carattere dargli, lo potete comprimere con questo potenziometro, potete comprimere le basse. Invece questo potenziometro lavora sulle medie e alte frequenze, quindi al di sotto della frequenza indicata il segnale viene attenuato e al di sopra viene enfatizzato, però sia le basse che le alte le potete sentire quando tirate su process. Cioè qui vengono praticamente viene operato questa modifica sulle basse, qui sulle medio-alte, ma con process andate ad aggiungere questo segnale modificato al vostro segnale originale. Lavora, come vi ho detto prima, in parallelo. Se fate qualcosa sulle basse o sulle medio alte alte, ma non tirate su process, non sentite niente. Poi alla fine abbiamo un peaking con una campana molto molto larga, pensate a un Pultec, che serve per tirare su le medio alte e le alte frequenze. Qui scegliete la frequenza e qui quanto reintroducete di questo segnale enfatizzato insieme al segnale originale. Così abbiamo allargato un po' questo synth che ha già diversi elementi dentro.
Grazie Bibmania. Ciao Bluesman, benvenuti. Benvenuto. Sei andato in overflow con le feste e non sei l'unico, sai? Anch'io oggi proprio... Mi vedete, sono ancora in camicia, sono andato a mangiare dai parenti. Allora, c'è un altro synth qua. E questo lo passerei dentro il Sansamp. Sentite che sono degli specie di strings e gli aggiungiamo un certo carattere molto Massive Attack, per chi conosce il genere. Non mi ricordo chi mi ha chiesto del Sansamp, ma non è un processore per chitarra? Sì, in realtà era nato come processore per chitarra, ma poi i vari producer e mixing engineer l'hanno utilizzato, e anche i musicisti, per passarci dentro di tutto, dal basso, cosa più ovvia, poi piani elettrici, ma anche le voci, le casse, come abbiamo visto diverse volte. Chad Blake è proprio un maestro nell'usare le distorsioni per processare i segnali. Lui utilizza tantissimo il Sansamp. Vi ricordo che se non avete Pro Tools... Non lo fanno in molti questo plugin, ma c'è quello di c'è questo processore. Se non avete Pro Tools potete utilizzare quello di Nembrini Audio, questa è la versione più grossa, quella più semplice, il Sansamp Junior, il PSA 1000 Junior, che praticamente è come quello di Pro Tools, ma ha il mix knob direttamente qua e l'inversione di fase che vi permette di fare altre cose aggiuntive senza dover duplicare la traccia, come il trucco sulla cassa che vi ho fatto vedere diverse volte. Qui comunque trovate anche, adesso me la meno, ci sono i miei preset se volete fare il trucco sulla cassa. Sì, Stefano, ci sono i preset miei e di Manx nel PSA 1000 perché l'abbiamo progettato insieme a Nembrini Audio. Ora c'è qui una... sentite questa cassa qua da sola. Mi sembra un po' smorta proprio lì. Questo bisogna fargli qualcosa. Proviamo a enfatizzarla sempre col Sansamp. Ok, mandiamogli un po' di ambiente. Questa va nel gruppo delle chitarre che non in questo mix non abbiamo chitarre, quindi ho usato il bass già pronto nel template per le chitarre per raccogliere tutti gli effetti. Dove c'è un API
2005 e un ambiente che è l'Abbey Road Chamber, e lo aggiungiamo. Grazie Cagnastro, un applauso perché è la prima volta che intervieni. Ma ho capito bene chi sei? Del gruppo Panettone? Sì, Stefano Ragni, questo cassa non va bene così com'è. Allora, abbiamo con noi Antonio, il grandissimo Antonio Porcelli. Un grandissimo applauso. Come stai, Antonio? Per chi non lo conoscesse, Antonio è il fonico storico di Caparezza, e non solo, che è stato anche nostro ospite qualche tempo fa, quindi se ve la siete persa, andate a vedere la nostra puntata su YouTube, dove c'era anche Antonio, una bellissima puntata sulla produzione dell'ultimo disco di Caparezza, cioè veramente una puntata imperdibile se siete appassionati di recording e mixing eccetera. È anche uno dei, forse l'unico italiano che ha collaborato con Chris Lordaggi. Allora, andiamo un attimino avanti. Sì, come diceva qualcuno qua, studio Recording Atlantide, servirebbe una coda un po' più lunga e cercare di enfatizzare questa cassa che è veramente smorta, quindi creiamo un bass in più. Lo chiamiamo SFX 1FX, visto che abbiamo tanta fantasia. Lo mandiamo a una delle uscite, quindi lo mandiamo al bus 3-4, lo stesso dove vanno gli effetti, e ci aggiungiamo un reverb plugin. Cosa ci possiamo aggiungere? Andiamo sul classico. Facciamo un H reverb. Mettiamo una bella hall o anche più grossa, huge verb, vediamo cosa fa. Niente, perché non l'ho messo in solo safe. Ok, sapete cosa facciamo? Lo distorciamo ancora col sunset. Basse. Mm-hmm.
aumentiamo un attimo il pre-delay. Non qui, ma su. Lack reverb. Ivan Drums, anche il Black Hole poteva andare bene. Andiamo oltre. Synth, questo effetto, tiriamolo un po' su, utilizziamo l'LA3A per comprimerlo appena appena, per dargli un disegno, ma anche per tirare sul volume. Attenzione, lo dico sempre, però ve lo ridico, se c'è qualcuno che non l'ha ancora sentito, all'Analog 2 che è inserito di default, che fa un sacco di fruscio. Anche vedete qua il meter che si alza. Quando alla fine del mix comprimete tutto, potreste accorgervi che c'è un fruscio della Madonna e non capite da dove viene. Di solito è un H-Delay dove l'emulazione è rimasta su 2. Scegliete un'altra emulazione, che le altre non fanno tutto sto casino. Concentratevi sull'hi-hat, questo specie di hi-hat sintetizzato. Sentite che è un po' moscio. Adesso con il compressore cerchiamo anche qui di dargli un movimento che vada dietro al pezzo. Sentite prima senza e poi con, ma inserito nel pezzo. Thank you.
più scattoso, è più... I transienti sono più enfatizzati, anche se non gli ho ridato volume col make-up gain. Sentite che è più presente ed è più dinamico. Prima senza e poi con. Ciao Paolo, benvenuto. Vedere queste due voci sono tre le voci, due fanno più o meno la stessa cosa, la terza sentiamo solo la terza cosa fa. Sono più voci insieme. Hold me, don't let me go. Ok, ci sono già degli effetti inseriti. Mentre nelle altre due. Hold me. Nelle altre due no. Le panerei tutte a sinistra. Una a sinistra, una a destra completamente e l'effetto lo terrei in mezzo. Cominciamo a accenderci i nostri processori sulla voce. Come mai non si accende il sut? Eccolo qua. Che sono il Pro Q3, che ci serve per correggere il segnale se ne abbiamo bisogno, l'LA2A e l'1176 per comprimerlo e il sut per tenere a bada le alte frequenze. Hold me, don't let me go. Hold me, don't let me go. Apriamoci i nostri effetti già inseriti, quindi l'LX480, il bellissimo Sunset Sound, il Black Hole, che qui ci serve, non lo usiamo spesso, ma qua ci serve. L'Echo Boy. L'HD-Lay no, in questo caso, che fa uno slapback troppo corto, che forse per questo genere non è l'ideale. E lo Spread. In questo caso abbiamo usato un micro pitch che ci serve un po' per allargare il panorama stereofonico. Hold me.
il delay lo mandiamo, lo rimandiamo anche questo dentro il primo riverbero. Però sentiamo anche l'altra voce da sola. Bene ragazzi, direi che per questa puntata della Befana, per il momento direi di fermarci qui. Vediamo un po' di domande. Bluesman, a proposito di alte frequenze, se mi arriva una traccia vocale piena di S che non posso far registrare di nuovo per vari motivi, quale Deezer mi consigli? Ti consiglio il Sut 2. Questo può essere utilizzato in vari modi, ma anche come Deezer. È già così con le impostazioni di default. O comunque ci sono dei preset proprio dedicati al Deezer. Funziona molto bene, meglio di altri Deezer. Spada Zone Studio. Io ne uso a volte due in serie. Se proprio non riesco faccio a mano su Melodyne un lavoro di gain e le abbasso a mano. Sì, quello di abbassarlo a mano ovviamente è il lavoro più efficace, però anche il più lungo e il più difficile da se devi correggere qualcosa, andare a intervenire, devi riaprire tutto, insomma diventa un po' un casino. Comunque due di essere in serie si usano molto spesso. Un altro consiglio che ti posso dare è quello di usare un multibanda dove attivi solo la banda relativa alle S, oppure, cosa che uso anch'io molto spesso, è un filtro dinamico nel Pro Q3, quindi ti attivi una banda nuova e utilizzi la funzionalità dynamic, chiudi un po' la bandwidth, la Q, per non avere troppo intervento, e vai a cercarti dove sono le S, puoi anche metterlo in solo, vai a cercarti il punto dove devi intervenire. Se vedi che interviene troppo anche a sproposito, nel Pro Q3 puoi andare a regolarti la threshold del filtro dinamico, che si attiva cliccando su questo tastino qua sopra il potenziometro, vedi? In questo modo hai anche la threshold e puoi intervenire su questa se vuoi. Stefano, mi dispiace che l'hai vista a scatti, spero che poi su YouTube si possa rivedere in modo corretto. Dixmat, sì, magari lo vediamo in un'altra puntata, andiamo avanti. Figurati, Bluesman. Va bene ragazzi, le feste sono finite purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, e, però noi ci vediamo comunque lunedì con Max,
per una nuova puntata dell'Audio Nerd Show. Forse ci sarà un ospite, ancora non anticipo niente. E comunque ci vediamo anche giovedì per un altro live mixing. Ciao a tutti e buona serata.